Siamo con Pasquale Annese, il vicepresidente regionale del sindacato dei dirigenti scolastici e dirigenti scuola. In una situazione come quella di questi del rientro a scuola dopo le vacanze natalizie, è davvero insostenibile per le scuole, perché sappiamo che la modulistica, i controlli sono diventati ridondanti. Sì, ho usato il termine parossistico. A tal riguardo vorrei dire che tutti noi, diciamo, figure istituzionali, in questo momento dobbiamo adoperarci per, come dire, garantire al meglio i servizi, ma tra dire questo e travolgere le scuole di adempimenti ai quali non sono tenuti, ce ne corre. Mi fa piacere che l'Ufficio Scolastico Regionale e l'Assessorato alla Sanità della Regione Puglia ci abbia convocato domani alle 12. Dopo, insomma, che abbiamo posto la questione in termini veramente derimenti, e ci auguriamo, come pare, che qualche snellimento e semplificazione delle procedure lo stiano pensando. Questo è già un passo in avanti, perché almeno, diciamo, hanno preso consapevolezza che il sistema che avevano messo in campo era un sistema praticamente ingestibile. Quindi ci aspettiamo buone nuove, perché le scuole sono disposte a collaborare, ma con delle procedure snelle e in tempi, e soprattutto non con adempimenti che non competono loro. Perché il grosso problema in questo parossismo burocratico è proprio che la didattica viene meno, viene, diciamo, trascurata. Sì, lei ha centrato il focus del problema. Tutto stiamo facendo fuorché fare didattica. Dai coordinatori ai docenti e ai referenti Covid siamo letteralmente, come dire, travolti da questi adempimenti di cui non se ne comprende nemmeno la razza. Cioè, lei pensi che noi dobbiamo rilasciare un'attestazione che poi il genitore deve portare al medico curante, che il medico curante poi deve trasmettere, diciamo, alla farmacia di turno, e quindi, diciamo, sono tre organi che vengono coinvolti in una procedura che si dovrebbe semplificare. Quindi, ripeto, noi come organizzazione sindacale e dirigenti scolastici non rivendichiamo il diritto, diciamo, a non collaborare, ma vogliamo farlo in modalità e termini veramente umani.